Concentrati su questo libro che hai tra le mani, sentine la consistenza, il materiale, chiudilo, soppesalo. Ora lascia scorrere le pagine tra le dita, ascoltane il rumore, sentile sotto i polpastrelli. Ciao ragazzi. Di essere qui con me oggi. Questo che state per vedere è uno dei video più importanti di questo canale. È un video che poco più di un anno fa non mi sarei neanche sognata di girare. È un qualcosa di incredibile, è un qualcosa di cui vado onestamente presento ufficialmente il mio libro sull'ASMR. Chi mi segue su Instagram sapeva già che sarebbe uscito e volevo anche ringraziarvi tra l'altro per tutto l'amore che mi è stato dimostrato da quando ho annunciato che sarebbe uscito questo libro. Comunque questo video è un video di presentazione del libro, che cosa c'è qui dentro, perché è stato scritto, come è stato scritto e a chi è rivolto e soprattutto che cosa contiene. Il mio libro uscirà domani, esatto, uscirà martedì 8 ottobre e sarà in tutte le librerie, è disponibile anche in preordine se volete acquistarlo anche stasera su Amazon. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vi chiedo davvero, appena lo leggerete, di dirmi cosa ne pensate, perché sono curiosissima. Quindi l'8 ottobre, domani, sarà in tutte le librerie. Sono emozionatissima, non ci credo ancora. Ok. In questo video vi spiegherò. Copertina e ritrae una ragazza nella mia praticamente posa di inaudible e il libro si chiama Il potere di un sussurro, la prima guida italiana all'ASMR, perché questa sì è una guida e io sarò la vostra guida in questo percorso. Tutto questo libro è un percorso molto affascinante, secondo me, nel mondo dell'ASMR, attraverso i miei occhi, attraverso le mie orecchie, perché non avrei potuto descriverlo in altro modo, davvero. Allora, in copertina, appunto, troviamo questo di Chiara ASMR. Sul retro della copertina troviamo una frase che importante che voglio sottolineare è che in questo libro è come se io stessi parlando direttamente a te, è come se io davanti a un caffè a bar
circa in 4-5 ore ti spiegassi cos'è l'ASMR in tutte le sue sfaccettature. Mio modo di parlare, quindi molto semplice, molto easy, molto scorrevole. Perché volevo che fosse un libro fruibile a più persone possibili. Volevo che fosse un libro con contenuti chiari e capibili da tutti. Già letto nell'introduzione. C'è appunto una frase che penso sia la prima frase veramente. È una delle cose che rende il libro particolare e unico. Oltre all'argomento, oltre a come è stato scritto, proprio queste parti mi fanno impazzire, ne vado estremamente fiera, onestamente parlando, proprio non riesco a non dirvi che ne sono veramente contenta. Inoltre, ci sarà anche qui dentro. Più rilassante ASMR di tutto il libro, e anche questo non vedo davvero l'ora che lo leggiate. Dentro sul retro trovate una mia foto, una mia piccola descrizione. Contate che il libro è stato finito ad aprile, quindi c'è scritto quasi 500.000 iscritti, ora siamo 600. Ci sono dei tempi fra la fine della scrittura e la pubblicazione del video. Invece, all'interno della copertina, vi leggo subito cosa c'è scritto e poi cominciamo a descrivere il libro. Cercando l'acronimo ASMR su YouTube si possono trovare milioni di video in cui giovani ragazzi sussurrano ai microfoni, fanno schioccare la lingua o picchiettano con le dita sui registratori nel tentativo di provocare in chi li guarda dei brividi lungo la schiena e un senso di profondo rilassamento. L'Autonomous Sensory Meridian Response, in breve ASMR, è una nuova risposta allo stress, all'ansia e all'insonnia e a numeri in continua crescita. Chiara, una delle prime creatrici di contenuti ASMR in Italia, che vanta 500.000 iscritti al suo canale, ora di più, spiega questo fenomeno e perché ha conquistato il web e l'attenzione di milioni di persone. Nel farlo, racconta se stessa e le storie dei suoi follower, ma svela anche i trucchi del mestiere per registrare video e far crescere un canale YouTube, ed espone le prime teorie scientifiche che stanno nascendo sull'ASMR. Quindi sì, questo già riassume un pochino ciò che ci sarà qui dentro. Quindi partiamo subito. Perché è interessante questo libro? Perché l'ho scritto, perché secondo me è un libro da avere nella propria libreria. Perché è un libro particolare? Perché è un libro su un argomento in cui non c'era altro in Italia, quindi un argomento nuovo, un argomento in continua evoluzione e scritto da una persona che lo vive ogni giorno, quindi che è cresciuta con questo fenomeno. E non voglio definirmi un'esperta assoluta, però veramente io sono cresciuta con questo fenomeno. Quindi passiamo subito prima ai capitoli. Vedere dentro com'è fatto. E i capitoli vi descrivo brevemente di cosa parlano. Mi commuovo perché mi ricordo esattamente
ovvero quando l'ho scritto cosa sentivo. Era praticamente finito il libro, è stata una delle prime cose, delle ultime cose che ho scritto insieme alle conclusioni. E mi emoziono veramente tanto. Poi introduzione, chi sono e dove ti porto? Quindi vi dico che cos'è l'SMR, è un po' la mia definizione, ciò che dico veramente a tutti, è come se mi incontraste per strada e mi chiedeste: Chiara, come descriveresti l'SMR? Ti risponderei così. La mia storia, quindi come ho scoperto l'SMR e perché ho deciso di aprire un canale. Cos'è l'Autonomous Sensory Meridian Response? Quindi, che cos'è? Le teorie scientifiche a riguardo, quindi c'è anche un piccolo capitolo sugli studi scientifici a riguardo, sempre spiegati però con estrema facilità, perché volevo davvero fossero fruibili a tutti e che non annoiassero e che fossero appunto leggibili e capibili anche da persone che non vengono da questo ambito, ovviamente. Però secondo me è sapere che ci sono dei riconoscimenti scientifici in atto per l'SMR era importante e fondamentale e assolutamente da includere in un libro su questo argomento. E poi anche un pochino, è stata un po' una deformazione professionale, sapete che io sono laureata in chimica farmaceutica, quindi non potevo non metterlo. Poi la tecnica dei video SMR, cominciamo con tutta la tecnica e il vero, la vera parte di web coaching, perché questo libro è sotto la catena del web coaching, quindi vi insegno qualcosa e vi dico che strumentazione uso, vi descrivo cosa c'è in questa stanza, vi svelo davvero tutti i segretucci per far crescere il proprio canale, ciò che ho sbagliato anche io i primi anni e come mi sono corretta. Vi dico davvero, attraverso i miei sbagli, attraverso la mia crescita, tutto ciò che vi consiglio e tutto ciò che non vi consiglio, sia per aprire un canale SMR, ma sia per un canale YouTube in generale. E di questa parte sono veramente molto fiera e davvero vi svelo tantissime cosucce che possono sembrare cavolate, ma sono state fondamentali per la crescita del mio canale. E quindi vi descrivo i microfoni, vi dico quali vi consiglio, quali uso io, che attrezzatura consiglio, che cosa consiglio di comprare per primo, che attrezzatura ho usato io, che percorso ho fatto con l'attrezzatura, come sono migliorata. E vi spiego davvero tutto, dalle immagini di copertina, vi spiego i tag, cosa sono. E vi spiego anche vari fenomeni come il mukbang, ad esempio, che cos'è. Vi spiego la differenza fra tingles e triggers. Vi spiego tantissime cose qui. Ed è molto interessante, personalmente. E soprattutto qui ci sono le risposte a tantissime domande che mi fate ogni giorno. Mi fate tantissime domande a riguardo e ho voluto rispondere a questo libro. Poi ci sono le testimonianze, perché non potevo fare un libro sull'SMR senza includere delle altre persone, perché ho deciso di raccogliere delle testimonianze e di metterle dentro per due motivi. Intanto perché volevo che vedeste anche un altro punto di vista, il punto di vista meramente dello spettatore in questo libro. E poi ho pensato soprattutto alle persone che non conoscono l'SMR, che pensano sia una cavolata. Trovo che leggere le testimonianze e capire quanto questi video possano davvero aver influito positivamente sulla vita delle persone possa far capire almeno che questi video non sono una cavolata e non sono una moda. Questi video hanno uno scopo e possono davvero dare un impatto importante. L'ho voluto assolutamente includere. Tra l'altro ringrazio le persone, tutte le persone che mi hanno mandato le loro testimonianze in questi anni, ma soprattutto quando l'ho chiesto, perché le ho apprezzate tutte e mi ha fatto davvero piacere anche avere un contatto più profondo con voi. È sempre
super speciale, però qui ovviamente abbiamo fatto una selezione e abbiamo ovviamente chiesto il permesso a queste persone che sono state gentilissime. E l'ultimo capitolo è il mio preferito, che è dall'idea all'upload, creiamo un roleplay. In questo capitolo io vi porto prima nella mia mente, quindi cosa penso quando devo creare un video, poi passiamo a cosa faccio, come mi comporto quando giro un video, poi passiamo all'editing e poi passiamo al caricamento su YouTube. Vi accompagno dall'inizio, dal video nella mia testa al video su YouTube caricato che voi vedete, quindi secondo me è molto molto interessante e spero anche questo libro onestamente vi permetta anche di conoscere un po' di più me, un po' di più che tipo di lavoro c'è dietro, che tipo di lavoro creativo c'è dietro questi video. Quindi questo è il contenuto e secondo me è, non so ragazzi, non smetterò mai di dirlo, estremamente interessante. In questi capitoli ci sono anche delle parti interattive, quindi in cui il lettore dovrà fare attivamente qualcosa. Non vedo davvero l'ora, lo leggiate, non vedo davvero l'ora che mi diciate cosa ne pensate, perché è straimportante per me e ci ho messo onestamente tutto il mio cuore, tutto il mio amore per l'SMR e penso davvero si percepisca. Ok, quindi a chi è rivolto questo video? Questo video è scritto in modo molto colloquiale, molto semplice, quindi è rivolto sia a ragazzi delle medie, delle superiori, ma anche ragazzi della mia età e anche genitori. Perché dico questo? Perché penso che molti di voi siano sentiti dire: ma perché guardi questi video prima di andare a dormire? Ma che cavolate sono? Ma che cosa fa questa qua? Ma perché perdi tempo così? Far leggere un libro del genere può non solo aiutare una conversazione costruttiva fra voi e i vostri genitori, ma anche aiutarli a capire il vostro mondo, aiutarli a capire perché li guardate, aiutarli a capire che tipo di video sono, magari aiutarli anche a farli provare questi tipi di video. Infatti alla fine c'è, oltre a un glossario, quindi tutto l'elenco delle definizioni, anche un piccolo elenco di tutti i trigger che le persone possono provare, e vorrei davvero che voi cercaste di far provare alle persone che non amano gli SMR o che dicono che non gli fanno effetto tutti questi trigger, e sono sicura che troveranno sicuramente qualcosa, sicurissima. Ok, questo libro è interessante anche, ad esempio penso molto alle persone della mia età, perché mi ritrovo ultimamente più che mai a cercare dei contenuti diversi, a cercare dei libri diversi, a cercare delle letture che mi introducano un argomento di cui non ne sapevo tanto. E per una persona appassionata di ASMR, appassionata di questa tipologia, questo libro, ragazzi, secondo me è un must have. E se siete veramente appassionati di questi video, questo libro sarà super interessante. Ok, allora questo è quanto. Io sono sicura che non vi avrò detto tutto, ne sono sicurissima, mi sarò sicuramente scordata qualcosa, ma ho voluto che questo video fosse spontaneo come tutti i miei video, non ho voluto che fosse super preparato, mi sono segnata giusto cosa dovevo dire, proprio gli argomenti, però è la prima volta che ne parlo, quindi spero davvero di avervi trasmesso e detto tutto ciò che volevo dirvi. Sicuramente no, però volevo, prima di mandarvi la buonanotte, ringraziarvi ancora una volta, perché non do per scontato questo traguardo. Questo è un traguardo incredibile sia per me sia per l'SMR, ragazzi, perché è bellissimo che ci sia un libro sull'SMR nelle librerie, è un passo enorme avanti.
riconoscimento di questi video e onestamente senza tutto il supporto che mi avete dato in questi anni non sarebbe mai stato possibile, quindi non so letteralmente come ringraziarvi, letteralmente come dirvelo, ma sarò sempre estremamente grata per questa opportunità che mi state dando, supportandomi e mandandomi amore ogni giorno. Io cerco sempre di impegnarmi di più, di metterci tutto il cuore nei miei video e spero davvero si noti. E sì, veramente grazie. Sono pessima a parlare, anche per questo è stato meglio aver scritto un libro, perché proprio parlare così non sono troppo brava, mi scordo le cose e no. Quindi grazie ancora, davvero.